girone B di seconda categoria, l'anticipo del 22esimo turno di campionato si gioca a Farafigliorum Petri, dove i biancazzurri del presidente Di Federico ospitano il Trigno Eccellenza con l'obiettivo di risollevarsi dopo gli ultimi risultati deludenti che hanno rallentato la marcia biancazzurra per la rincorsa alla vetta della classifica. Gli ultimi sviluppi poco esaltanti hanno indotto la dirigenza a scuotere l'ambiente con la mossa più prevedibile in questi casi, ovvero l'avvicendamento tecnico. Mister Cellucci saluta e al suo posto li subentra Daniele Grimaldi, reduce dall'esperienza di inizio stagione col Montazzoli e desideroso di una rivalsa anche a livello personale, vista l'esperienza poco positiva alla guida della squadra che nell'anno passato ha condotto alla promozione in prima categoria. A Farafigliorum Petri arriva, come detto, il Trigno Eccellenza, che vive una situazione ancor più deludente ed è dunque auspicabile una prova d'orgoglio dei ragazzi di mister Di Santo, per nulla intenzionati a stendere un tappeto rosso ai padroni di casa. Il primo pericolo è per la porta trignina, sollecitata inizialmente dalla mezza girata in area di Pellegrini, che interviene sullo spiovente dalla destra di D'Amore. Provvidenziale la deviazione al lato di Piedigrosso. Sugli sviluppi del conseguente tiro dalla bandierina, Parente prova lo stacco ravvicinato, ma non inquadra lo specchio della porta. Gli ospiti replicano subito dopo con la temibile conclusione dal fondo di Trofino, azzerata da Felizzi a protezione del primo palo. Padroni di casa doppiamente pericolosi a stretto giro, dapprima con la stoccata dal limite di Di Fulvio servito da D'Amore che spedisce a fil di palo e subito dopo con lo stesso D'Amore che prova in prima persona cercando di sfruttare l'interessante invito in area di Parente, ma la rischiosa marcatura di Piedigrosso gli impedisce di coordinarsi per lo stacco ravvicinato. Buon momento ospite nelle fasi immediatamente successive. Al 13esimo il gran siluro dalla distanza di Bevilacqua si spegne alla destra della porta Farese. 6 minuti dopo Trofino non riesce a sfruttare adeguatamente l'invito dalla destra di Lawin, decisivi nell'occasione gli interventi difensivi del tandem Felizzi-Salvatore. L'estremo di casa e il suo pacchetto arretrato riescono a sventare anche una successiva minaccia imbastita all'interno dell'area biancazzurra dai trignini Aquilano e Bevilacqua. I padroni di casa respirano e riescono a riportarsi a loro volta in zona d'attacco con Parente che scatta sul lancio di Di Fulvio e prova ad indirizzare in porta con un diagonale dalla destra che si spegne abbondantemente sul fondo. Gli ospiti tornano a proporsi poco oltre la mezz'ora, dapprima con Lawin, favorito da un paio di rimpalli fortuiti che sparacchia sul fondo da ottima posizione e subito dopo con un tentativo dal fondo facile preda di Felizzi. La parte declinante del primo atto è di matrice farese. I padroni di casa invocano un calcio di rigore al minuto 36 quando Parente smarca in area di Fulvio con un colpo di tacco, ma il compagno di squadra entra in rotta di collisione con Vetta e finisce a terra in piena area. Per il signor Santo Buono di L'Aquila si può proseguire. Faresi pungente al 39esimo con l'avanzato Salvatore che svette in area sugli sviluppi di un tiro d'angolo. La sfera viene sfiorata dal capitano biancazzurro ma termina a fil di palo. Ultimo sussulto del primo atto ancora di matrice casalinga con il tentativo in controbalzo di Parente che da limite spedisce tra i guantoni di Gaspari. La gara stenta a decollare al riavvio dei giochi e il primo sussulto si registra al 19esimo quando i trignini ci provano con un pretenzioso piazzato dalla distanza, facile preda di Felizzi. La gara potrebbe sbloccarsi al 22esimo quando il fischietto aquilano sanziona il fallo di mani in area di Dizillo. Il condizionale è d'obbligo in questo caso visto che l'esecuzione dagli 11 metri di Di Fulvio spedisce la sfera ad infrangersi sulla traversa. Il risultato rimane pertanto inchiodato sul nulla di fatto. Scampato il pericolo, il Trigno Eccellenza crea una temibile insidia poco prima della mezz'ora quando capitan Salvatore perde palla nella propria metà campo e innesca Trofino pronto a lanciare Lawin. Quest'ultimo si allunga la sfera che Felizzi riesce a far sua limitando i danni. Poco dopo si torna sull'altro fronte con Pellegrini che trova un varco per scagliare in porta, ma il tiro è abbastanza prevedibile ed è intercettato senza affanno da Gaspari. Nulla di fatto anche dalle parti di Felizzi che non deve intervenire sul destro in corsa del neo entrato Di Laudo abbondantemente a lato. Le fasi conclusive della sfida saranno a dir poco pirotecniche come vedremo. Al 42esimo la stoccata dal limite del neo entrato Bucciarelli impegna severamente Gaspari costretto al primo intervento di rilievo della sua personale gara tra i pali.
Un minuto dopo i Trignini reclamano un calcio di rigore in seguito al tocco con un braccio di Salvatore sulla conclusione ravvicinata di Aquilano. Allo scoccare del 90esimo arriva la scintilla che rompe gli equilibri e che sembra far pendere l'ago della bilancia verso i padroni di casa, che riescono a segnare con D'Amore, pronto a raccogliere l'invito di Parente a puntare l'avversario dal vertice d'area per poi aggirarlo e concludere con un diagonale chirurgico che si infila nell'angolo più lontano. Sembra fatta, ma non è così, visto che in pieno recupero il Trigno acciuffa il pareggio contro Fino, pronto ad intervenire di testa sull'invito dal fondo di Bevilacqua. Doccia fredda per la Faresina, che deve rinunciare al bottino pieno, punto alla fine meritato per il Trigno Eccellenza alla luce della buona prestazione sfoderata sul terreno di gioco farese. Presidente della Faresina, Dario Di Federico, è la prima domanda che lo voglio fare, anche se era nell'aria, però alla fine è avvenuto il cambio dell'allenatore. Buonasera a tutti. Sì, abbiamo deciso di cambiare la guida tecnica, più che altro per dare una scossa a livello ambientale, non era per Cristian, che comunque ringrazio per il lavoro che ha svolto con professionalità fino a questo punto della stagione, però secondo noi era necessario dare questo segnale e l'abbiamo fatto. Abbiamo quindi preso il mister Grimaldi, che ringrazio per aver accettato senza indugi l'incarico, e speriamo di cominciare un percorso che ci porti a giocare i playoff. La partita di oggi, Presidente, si è visto ancora qualche laguna, non da parte del mister logicamente, ma anche di qualche ragazzo, e diciamo un po' più sul piano tecnico, un po' di passaggi sbagliati, un po' di furbizia più che altro. Sei d'accordo? Sono d'accordo. C'è anche da dire che comunque giochiamo da oltre un mese senza Pasquale Rapino, senza Giacomo Di Menna, senza Andrea Lisipe, quindi sono tre giocatori che magari sono rocolati in questa categoria, e sopperire per un periodo di tempo molto lungo a queste assenze può determinare anche questi risultati. Speriamo di recuperare la domenica prossima già Pasquale, perlomeno lui e Di Sipio, in maniera da poter aumentare sia il livello tecnico che il livello di furbizia e di esperienza in mezzo al campo. Anche un altro aspetto, Presidente, è quello di curare un po', di allenarsi un po' sui rigori, perché uno sbagliato oggi, due domeniche fa sbagliato lo stesso, e quelli potrebbero essere stati dei punti un po' persi. Vabbè, i rigori purtroppo vanno calciati e possono essere sbagliati, diciamo, quello non è una colpa di nessuno. Poi il rammarico per oggi era una partita che sicuramente era da pareggio, che abbiamo avuto occasioni sia noi che loro, quindi il risultato nel computo totale della gara è giusto, però per come si era incanalata, segnare negli ultimi minuti dopo aver sbagliato il rigore, abbiamo il rammarico di aver concesso questo gol del pareggio in maniera un po' ingenua, ecco, così. Nel computo totale comunque ci stava il pareggio, non era quello il problema, però potevamo portare a casa tre punti che sicuramente per il morale erano molto molto importanti. Però, Presidente, la Faresina sta lì, se la sta giocando, oramai possiamo dire che il Vasto United sta primo e non sappiamo ancora i risultati di oggi, comunque ve la giocate? Ma io penso che il campionato lo vincerà il Vasto, che tra le squadre che ho visto, insomma, merita di stare lassù e forse ha qualcosa in più di tutti gli altri. Noi stiamo alla fine rispettando quelli che erano i programmi iniziali, cioè di fare una stagione medio-alta, di cercare di entrare nella griglia playoff. Siamo lì e ce la giocheremo domenica per domenica, ecco, tranquillamente. Marco Sisti, il secondo allenatore dell'Eccellenza sul Trigno. Una partita con un po' di rammarico, visto un paio di occasioni nel primo tempo dove i ragazzi da soli si sono mangiati purtroppo un bellissimo gol che poteva andare sull'1-0, e poi diciamo che la partita si sarebbe incanalata in un altro modo. Sì, sicuramente è una situazione che va avanti da sei partite. Purtroppo sono sei partite del girone di ritorno che non abbiamo fatto nemmeno una vittoria. Questo è il quarto pareggio su sei,
e purtroppo abbiamo avuto anche delle partite sporche dove abbiamo creato meno perché mancavano gli attaccanti che erano infortunati. Abbiamo recuperato gli attaccanti e la differenza si è vista perché le occasioni ne creiamo, diciamo, un numero spropositato. Purtroppo anche oggi, come anche domenica scorsa, abbiamo fallito. Primo tempo, più che fallito, ci sono le immagini, il portiere ha compiuto un miracolo su Bevilacqua, già a terra ha battuto, ha fatto un colpo di reni che non è da queste categorie. Dopodiché, primo tempo, non mi sento di dire niente, anche se c'era stato qualcosa da correggere perché il mister le ha strigliate in quanto arrivavamo un po' sempre secondi sulle seconde palle e quindi questo non ci era piaciuto, però abbiamo creato. Secondo tempo ci sono le immagini, secondo me sono due punti persi, nonostante abbiamo affrontato, come ho detto anche all'andata, non so se c'era lei o se c'era il suo collega, ma una delle squadre sulla carta, ma non solo sulla carta, tra le favorite, comunque tra le migliori del girone. Purtroppo ci siamo mangiati tanti gol e alla fine stavamo perdendo, però i ragazzi sono stati bravi. Purtroppo abbiamo preso gol su un rimpallo, è stato anche un po' sfortunato il ragazzo che era subentrato, e dopodiché però la squadra è sempre sul pezzo, è viva e sono convinto, straconvinto che continuando così prima o poi questa benedetta vittoria che ci sbloccherà arriverà, perché se lo meritano, perché lavorano in settimana, si impegnano, si allenano, ci credono e quindi prima o poi ci dobbiamo per forza sbloccare, perché sinceramente fare queste partite in questo campo tra i più difficili d'Abruzzo, venire nonostante una situazione molto molto complicata che stiamo vivendo, sinceramente non mi sento di dire veramente nulla ai ragazzi. Però ai ragazzi dobbiamo dare anche merito, mister, perché all'ultimo, nei minuti di recupero prendere un gol e riprenderla e raddrizzarla, bisogna dare merito a questi ragazzi. Sicuramente, ci hanno creduto, perché veramente sicuramente nel calcio ci vuole anche un pizzico di fortuna, ma ci devi sempre credere, ci abbiamo sempre creduto e purtroppo altre volte ci è andata male, oggi lo hanno voluto come le altre volte e ci è andata bene, è stato anche bravo il nostro attaccante. Certo, in altre occasioni siamo stati meno bravi perché, ripeto, mentre nel primo tempo abbiamo avuto due occasioni, ma comunque è stato bravo il loro portiere, il secondo tempo tre volte a tu per tu abbiamo fallito occasioni che purtroppo in un campo del genere non ti puoi permettere di fallire. Però poi il calcio è questo, la partita è stata innanzitutto corretta. Saluto l'amico Dario, amico conosciuto l'anno scorso, persona squisita, una società corretta, squisita anche loro, però lo devo dire, purtroppo oggi non c'è, cioè io non mi voglio lamentare, anche perché penso che questo è stato uno dei migliori arbitraggi, almeno per quanto mi riguarda, che abbiamo subito il primo tempo. Però il secondo tempo ci sono state alcune decisioni che hanno un po' condizionato la partita, perché secondo me c'era un rigore netto, per un rigore nettissimo per noi non dato, e soprattutto se ha dato un fallo di mano, a mio avviso veniale, perché il mio giocatore stava girato di spalle e gli è sbattuta la palla. Allora, se il metro è quello, mi devi dare anche l'altro rigore. Io solo questo mi sono permesso di dire, se no nulla da eccepire, perché l'arbitro è probabilmente anche di categoria superiore. Il neotecnico della Faresina, Daniele Grimaldi. Innanzitutto, mister, voglio chiederti come hai trovato la squadra. La squadra, allora, questa settimana abbiamo fatto i primi due allenamenti, squadra molto vogliosa, squadra, ci siamo allenati in molti questa settimana, abbiamo provato alcune cose, la squadra molto attenta, atleticamente mi sembra che stanno abbastanza bene, quindi un buon lavoro fatto dal mio collega in precedenza. E niente, dobbiamo prendere un po' di confidenza con i nuovi metodi di lavoro, se così li vogliamo chiamare, sul nuovo sistema di gioco che stiamo utilizzando, e la squadra è solo un po' sfiduciata, secondo me ci vuole un po' ricaricare un po' le batterie della fiducia e poi secondo me i risultati possono arrivare, recuperare pure qualche infortunato magari, perché
la lista è abbastanza lunga. Sì. Il mister in seconda dell'eccellenza sul Trigno dice che questo campo è molto difficile per gli avversari. Ah sì, questo campo è storicamente difficile per tutti, perché sia per il fondo del campo sia per le dimensioni soprattutto, che è strettissimo e quindi praticamente strettissimo, pure un po' corto diciamo. Praticamente qua persa una palla a centrocampo ti ritrovi la squadra avversaria che ti tira in porta, quindi è complicato trovare le misure soprattutto per chi non ci sta abituato, e noi dobbiamo cercare di farlo fruttare di più, perché oggi abbiamo buttato una partita che secondo me alla fine il pareggio è giusto, però si era messa in modo da riportare 3 punti a casa, ma non siamo stati bravi a portarcela insomma. Un'altra domanda mister, e su che cosa devi lavorare di più? Ma come ti ho detto, la prima cosa è il recupero degli infortunati, che abbiamo una discreta lista, e poi sulla testa, perché la squadra la vedo un po' sfiduciata, appena un giocatore fa un errore subito c'è un nervosismo latente diciamo, e la fiducia, importante secondo me, con un buon risultato riparte subito la situazione e confido di portarla Faresina ai playoff.